ci ritroviamo. Finalmente dopo una settimana di pausa perché ci siamo fermati insieme alla Serie A dopo eh, Inter-Napoli, una partita che ha fatto tanto parlare non solo per gli episodi eh, di campo, ma anche per altre cose e temi che affronteremo nel corso di questa puntata. C'è stata la pausa per le nazionali, quindi si ritorna in campo, gli azzurri eh, sono di rientro a Castelvolturno, quindi vi racconteremo tutti gli aggiornamenti e ci prepariamo verso Napoli-Atalanta, una sfida importante anche per eh, quello che sarà il posto in Champions affronteremo anche questo argomento e le possibilità del Napoli di raggiungere questo traguardo importantissimo per il club. Chiaramente lo faremo insieme a un ricchissimo parterre, ve lo presento subito a cominciare dal mitico numero 3 dell'epoca di Maradona, Giovanni Francini. Buonasera Giovanni. Ciao Delia, buonasera, buonasera a tutti. E poi Giovanni Fraggini ci ha portato il secondo scudetto, ma c'è lui, l'uomo del primo scudetto. Antonio Carannante, buonasera Antonio. Adelia, buonasera, E poi un altro pezzo importantissimo di storia azzurra, il Pampasusa. Buonasera Roberto. Buonasera ritrovato. Elia, buonasera a tutti. E poi ho il piacere di avere qui in studio con noi il collega Antonello Giannetti. Buonasera Antonello. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Come sempre non può mancare l'uomo delle statistiche, il direttore di Football Napoli News, Mauro Guerrero. Buonasera Mauro, ben ritrovato. Buonasera Delia, ben ritrovato a te e a tutti i nostri amici telespettatori. Com'è stata questa settimana senza Delhi atta gol? Eh beh, travagliata per le cose fuori dal campo, ma dopo ne parleremo. <ride> Noi parleremo, ne parleremo. Una puntata ricchissima che sta per iniziare. Ci fermiamo 60 secondi e torniamo qui in studio con una sorpresa musicale, come sempre. Euronics Tufano, fino al 3 aprile, sconta l'IVA! Smart TV LG 4K 43 pollici, 299 euro! Scegli la tua rata e paghi a settembre! De Longhi friggitrice ad aria con tecnologia rapid, 79 euro! I prezzi più bassi sempre, altrimenti ti rimborsiamo. Fino al 3 aprile, sconta l'IVA! Special Star Club Edition! Euronics, un mondo più avanti! Immediata? Con PrestiGo ottenere un prestito è semplice, veloce e senza complicazioni. Scopri come possiamo aiutarti? Chiama ora il nostro numero verde 800 80 90 20. PrestiGo Soluzioni Finanziarie Studio dentistico Piccirillo. Da quattro generazioni siamo gli specialisti in conservativa dentale, estrattiva, protesi mobile, protesi fissa, implantologia ed ortodonzia. Tutto il nostro team, scelto dopo un'accurata selezione, vanta di un lungo percorso di formazione e tutoraggio. Contattaci per una prima visita gratuita. Basta la ricetta. Siamo a Recale, in via Roma numero 90. Aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 9. Alle 20. Telefono 0823 4938 95. Sul web studiodentistico.piccirillo.it. Ci sono emozioni che sono lo sport. Sa regalarte e su Radio Sportiva te le raccontiamo tutte 24 ore su 24: calcio, ciclismo, basket, tennis. Vivi con noi in tempo reale i grandi momenti dello sport. Radio Sportiva raccontiamo emozioni. Grazie Delia, buonasera a tutti. Beh, un piacere averti qui questa sera con noi. E, insomma, ci cioè, presenterai anche un tuo brano che sto che insomma, sta già sta andando. andando già abbastanza volando. bene, sì. E te lo presento alla fine, però, perché le cose belle si fanno aspettare. Assolutamente, che ti hai cantato intanto? Ti ho cantato, non so dirti, che è uno dei primi singoli che mi ha scritto Gianni Fiorellino, con cui è partita la collaborazione. E dopo, alla fine ti presenterò appunto un altro brano di Gianni. Allora, sono molto curiosa di ascoltarlo. Tra l'altro, come sempre, noi ad ogni puntata eh, insomma vi eh, ospitiamo, i talenti nostrani delle nostre terre, e ascoltiamo appunto la meravigliosa voce anche di eh, Milena. Intanto, stiamo facendo dei giochetti di luce. In questo momento siamo tornati, eccoci finalmente. Allora, cominciamo con eh, raccontare appunto quello che è successo in questo periodo, perché chiaramente c'è stata la pausa per le nazionali, ha giocato l'Italia, l'Italia di Spalletti. Uh, e uh, insomma ci proiettiamo verso un cammino europeo, appunto, che comincerà a giugno. E intanto vi è piaciuta l'Italia di Spalletti, una piccola? Io non l'ho vista. Non vista ho... proprio, no, no, non ah, mi so. diciamo che mh, sono state due prestazioni eh, all'altezza per quanto riguarda il risultato, soprattutto perché se poi l'Italia perdeva sarebbe successo probabilmente un polverone invece. Ci sono state di, di, delle giocate provare questa difesa 3 che secondo me non piace neanche allo stesso Spaletti. Eh, secondo me si ritornerà alla difesa 4 all'europeo. All mi sembra strano no? in un periodo in cui abbiamo visto anche il Napoli fare queste, questi esperimenti con i vari allenatori che eh. Spaletti mette in campo una cosa nuova. Ah, secondo me voleva <ride> provare, giusto provare, ma all'europeo vedremo la difesa 4 perché salta le caratteristiche dei, dei giocatori appunto che ha la, la nazionale italiana quindi il risultato aiuta sempre ha vinto le due partite che doveva vincere. Certo, assolutamente. Intanto come dicevamo si eh, ritorna in campo eh, e ci prepariamo a questa grande sfida, sono tornati anche eh, alcuni nazionali, appunto, alcuni ragazzi che sono stati impegnati con le nazionali, c'è il caso di Quara che sta facendo un po' preoccupare perché ha avuto qualche problemino muscolare. Sì è effettivamente è una situazione che un po' preoccupa perché naturalmente una gara importante come quella con l'Atalanta anzi forse più che importante io direi quasi decisiva perché l'Atalanta precede il Napoli in classifica deve recuperare una partita quindi per gli azzurri credo che sabato non possa esserci altro risultato se non la vittoria attenzione la vittoria per cercare di puntare a questo quinto posto ammesso che si apra questa finestra perché il Bologna insomma, viaggia veloce, sta diventando un campionato straordinario. Quindi, intanto, il Napoli iniziasse a vincere questa partita importantissima con l'Atalanta e poi, magari, insomma, partita dopo partita si vede. Però, certo, bisogna iniziare a vincere. Diversamente... A carburare, a fare punti, a macinare punti, perché effettivamente no, diventa difficile gara per gara anche ottenere mm. i tre punti. Uh, no, la scorsa settimana anche due settimane fa ci eravamo lasciati con i pronostici per uh, Inter-Napoli e insomma si è concluso uh, un altro pareggio quindi Napoli veramente fa fatica a uh, fare punti in questo momento intanto però parlavamo di nazionali che ha visto impegnati appunto diversi dei nostri giocatori con la maglia azzurra il capitano uh, di Lorenzo e uh, io volevo mostrarvi delle immagini Uh, forse non so se le avete beccate anche sui social, nei nostri azzurri uh, a New York, dove appunto c'è stato uh, l'ultimo match della nazionale. Insomma, vediamo un po' dove erano perché noi abbiamo raggiunto, non so se è già pronto il collegamento, un amico proprio da New York uh, che ci racconta: ecco, stavo vedendo Spalletti con uh, Rosario. Uh, Rosario Procino del Napoli Club di New York che ha ospitato appunto la nazionale Spalletti e non solo perché c'erano anche i veterani appunto in Magliazzura vediamo Buffon uh, Chiellini ma Fabio Carnavaro insomma c'erano un po' tutti non so se uh, dalla regia mi dicono che è pronto il collegamento con uh, il nostro Rosario Procino perché ecco queste sono le immagini di ribatte allora mi dicono che ce l'abbiamo raggiunto buonasera Rosario Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, benvenuto qui. Eh, insomma, Delietta Gol, noi ti seguiamo anche da Napoli. Stavamo vedendo le immagini, appunto. Eh, le tue immagini, quelle che hai pubblicato anche sui social insieme alla nazionale, insieme a Spalletti e anche agli ex campioni che appunto hanno fatto la storia della maglietta azzurra. <ride> sì, 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 è stata una tre giorni molto intensa ma molto bella, soprattutto per l'avvicinamento al nostro azzurro. Quindi. Con l'incontro con Spalletti, che comunque è nel nostro cuore, e con i nostri campioni, quindi Di Lorenzo, Meret e anche Fabio Cannavaro, che comunque è un simbolo di Napoli e resta nel cuore di tutti. Beh, io so che ha avuto anche modo di parlare con Spalletti, vero? Sì, abbiamo avuto un momento molto particolare perché comunque il primo giorno che loro erano appena arrivati a New York, quindi nel, ad un evento, c'era tantissima gente intorno e lui naturalmente andava da una persona all'altra che voleva foto, autografi eccetera e ci hanno presentati, in un secondo parlandogli mi è venuto proprio il istintivo di dirgli mister vorrei portarle l'abbraccio di tutti i napoletani qui di New York al che ho visto proprio il cambio di faccia, non dico le lacrime agli occhi ma quasi ma si è venuta proprio l'emozione, gli sì, si vedeva okay. e mi ha abbracciato lui molto calorosamente dopodiché si è rotto il ghiaccio e quindi uh, è stato un bel, un bel momento, un bel momento che bello, quindi possiamo dire che a, a Luciano il Napoli è rimasto nel cuore davvero? Non sono solo se, frasi di circostanza? Se in quel momento ho avuto la conferma, se c'era bisogno di conferme, perché comunque l'espressione del volto ha detto tutto. È vero, è vero. Beh, insomma, innanzitutto ti volevo chiedere, io so che tu sei un grandissimo tifoso del Napoli, tra l'altro, ecco, porti avanti la tradizione del Napoli Club anche lì a New York, al, appunto al tuo locale, Ribalta, che poi è famosissimo e so che ospiti... Tanti campioni, ma eh, da tifoso del Napoli avrei visto chiaramente con un'attenzione particolare anche ecco i giocatori impegnati eh, in nazionale, che eh, appunto eh, i nostri, no? quelli del Napoli. Ma come ti sono sembrati, tipo di Lorenzo? Perché abbiamo visto anche delle foto con, con loro. Sì, sì, guarda la, la parola che mi viene di dire è stanchissimi perché ah. hanno fatto questa, ma non solo loro, tutta la squadra hanno fatto questa. Tournée americane in una settimana hanno fatto Miami e poi New York, quindi non solo il fuso orario, non solo le due città, ma tantissimi impegni, perché l'entusiasmo qui per la nazionale era davvero grande, era più di 30 anni che non veniva e praticamente sono stati sballottati da un evento all'altro, allenamento, partita nel bel mezzo, quindi li ho visti, ma non solo a loro, con, con loro oltre che ai vari eventi anche da me sono stati anche due calciatori della Roma. Eh, la parola che mi viene in mente è quella stanchi, spero abbiano avuto il tempo di recuperare visto che sono rientrati domenica notte prima di sabato ora diciamo che non ci stai rassicurando anche perché abbiamo un match importante ora no? Vabbè, sono rientrati domenica, lunedì, quindi sono ragazzi, due giorni a casa e da, da ieri, oggi penso che siano già pronti. Bastano, dici? In quella situazione erano stanchi, in quella situazione. Va bene, speriamo, Vabbè. speriamo sia così, speriamo che si siano Scusa, sono, ripresi. Sono tanti i tifosi napoletani a New York? Cioè, Giovanni Francini. Ciao, buonasera. Gra grande, tu... Eh, è un gran mito che vedo ora uh, ricordo ancora il gol al Real Madrid grazie <ride> <il primo ride> la partita di calcio più bella mai vista quel primo tempo Bello. Uh, sono tantissimi sono sì. tantissimi. Noi, non so se hai avuto le immagini Delia ma uh, per la festa sì. del Scudetto abbiamo come facevamo alla finale dell'Europeo del 2021 abbiamo chiuso la strada davanti al ristorante e sono venute 3.000 persone almeno in quel giorno uh, la cosa carina anche ricollegandoci alla nazionale L'unico grido che si sentiva ogni tanto dalla, tra la folla era sempre un Forza Napoli forza ah, Napoli. Ma è bello. Spalletti a bassa voce faceva: Non posso, <ride> <ride> era il mesti della nazionale, che bello! Che bello! Immagina la festa scudetto a New lì, York! Ti sì. cioè, festeggiare lo scudetto Quindi di Napoli Quindi guardate le partite insieme alla domenica. Quando, quando gioca in Napoli guardate. insieme. Sì, sì. sì abbiamo il maxi schermo all'interno del locale. E ci si, si riunisce lì per tutte le partite. Naturalmente, l'anno scorso era un'altra: eh, anche partite tipo, non so, Empoli, Sale, sì, poi, sì. sale mitana, no? in particolare perché era quella che dovevamo vincere, ma c'erano centinaia e centinaia di persone. Oggi Bello. un po' di meno perché, comunque, poi si sente uh, l'andamento della squadra. Che Beh. meraviglia, che meraviglia Rosario. Ma ci racconti qualche chicca, qualche curiosità, qualcosa che hai notato? Mm. <ride> Guarda, io penso, spero, per la ragione per cui in tanti tornano da noi, con tanti si creano rapporti di amicizia, è proprio perché cerco di non parlare mai di calcio. Ah, 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 ah è con noi però, sì. dai! <ride> Quando vengono a mangiare li lasciamo stare tranquilli, mangiano, si parlano più del meno. Spesso sono loro a chiedere domande a noi, su come si vive a New York, su come ah. si sta, come la realtà di tifosi napoletani a New York, eccetera. Quindi chicche calcistiche poche, o me le tengo per me. Ah, eh, vedi, vedi, eh, non si fa Rosario, noi siamo curiosi, tra l'altro abbiamo visto fra le varie immagini anche Fabio Carnavaro che ha dichiarato apertamente che sarebbe venuto a Napoli anche gratis se fosse stato chiamato da De Laurentiis, ma hai, hai avuto modo di parlare anche con lui sicuramente, dai, raccontaci qualcosa. Sì, sì, con Fabio che già ci conoscevamo, quindi siamo stati un po' insieme, pure al di là degli eventi. Ah, io penso che lui ora è molto focalizzato a cercare squadra. Comunque, penso che voglia tornare in campo presto. Il legame con Napoli è indiscutibile, è un legame fortissimo. Naturalmente, poi le dinamiche dove lo porteranno, chi lo sa, chi lo sa. Però penso che è pronto per, per una chiamata. Allora, io ora ti lascio in balia anche della nostra tribunetto degli ospiti per qualche domanda cattiva al nostro Rosario, sperando di. Uh, no, fargli uscire secondo me ne sa tante oh, 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 oh. C'è cioè, Fabio qui che vuole del salotto allora, Mortucci. Buonasera. Eh, ciao beh. Fabio, come stai? Bene tu? Noi ci conosciamo, ci conosciamo. Eh, Beh, dopo domanda, cosa hanno mangiato lì a rispondere? <ride> Ma ho detto allora, una domanda cattiva, Fabio. Allora, questa può essere pure cattiva perché cosa non hanno mangiato? Ah! <ride> I ragazzi sono venuti da noi venerdì sera, quindi a 48 ore dalla partita. Ma magari non avevano nemmeno mangiato nel viaggio da Miami e tutta la giornata. Vabbè, abbiamo fatto un po' le cose nostre tradizionali. Quindi hanno iniziato con un antipastino di... Salumi, mozzarella, nostra importata dall'Italia, uh, hanno provato la pizza, la nostra pizza, come antipasto. E dopodiché, uh, Pellegrini ha fatto uno spaghetto al pomodoro, col pinnolo. Meretta Napoletanissima è andato con le mafaldine al ragù, mentre invece di Lorenzo e Mancini hanno fatto le costolette d'agnello e poi dolce. Eh beh, beh, insomma, so che e anche... Ho trovato tu... un po' tutte le cosine nostre. Eh, io so che tu poi fai veramente la cucina napoletana, perché io mi chiedevo no, a New York, eh, insomma, se davvero era cucina nostrana. Mi dicono di sì, cioè mi dicono che si mangia proprio come a Napoli. Sì, New York è una città dove puoi trovare tutto e trovando tutto trovi le cose molto scadenti fino alle eccellenze. Noi abbiamo fatto... La nostra forza nel, nell'autenticità, importiamo tutti i prodotti da Napoli, e cerchiamo qualità e soprattutto cerchiamo di rimanere fedeli alle nostre ricette tradizionali e quindi pochi ingredienti ma buoni, senza i, i pastocci che si vedono di solito nel mondo della cucina americana. Uh, ci sono anche altri posti naturalmente, quindi c'è qualità se si vuole, bisogna cercarla perché c'è anche tantissima, tantissima poca qualità. Anche il Pampa Sosa che voleva chiederti qualcosa. Sì, ti, saluto, ti saluto Rosario, mi sta venendo eh, fame. Eh, eh, e dopo ci spostiamo alla eh, pizzeria marrona. noi Martucci. mangeremo la pizza dopo. Quindi... Siete pure mani, siete buone mani. mani. Eh. No, vedevo quelle maglie dietro di, di chi sono? Ci, ci puoi svelare insomma chi, chi te le ha regalate? Eh, ce ne sono tante, ce ne sono tante. Questa è quella che abbiamo avuto proprio questa settimana dalla federazione dalla FGC. E quella della no, nazionale, no, la nuova so della nazionale so. con il uh, nome nostro dietro di ribalta questa è quella di victor dell'anno scorso oh. sono particolarmente legato ce ne sono alcune io da ex portiere sono legatissimo a questa qui di uh, peperina ah bella la gialla e poi ce ne sono tante da amsic uh, mi sa che c'è una del pocio mm. qui ce ne sono alcune ritornando alla nazionale questa che è bellissima è un ricordo carissimo di Baresi del 94. Ah, bella! Però non hai né quella bella. del Pampa, né quella di Francia né quella di Carannante? Mancano. No, quella del Francio, perché ero e pure di Carannante, ero bambino eh. le, le, le sognavo. Il eh. Pampa di purtroppo era già in America. Carannante è cattivo e non te la vuole regalare. Non è vero? Carannante, io lo incontravo da ragazzino perché abitavamo molto vicini. Io abito a Fraganzano e lui abito a Citillo. Ah, ah, vedi. Eh, sì, eh, eh, vedi, Quindi me lo ricordo bene, caro Però mm. ero ragazzino e quindi magari li, ah. li guardavi da lontano con ammirazione. Il Pampa mm. purtroppo era già in America negli anni del Pampa. Hai visto, hai visto. Vabbè. Allora eh, Non riuscivo trovare. nemmeno a vederla, perché all'epoca. All'epoca non c'era tutta la, la tecnologia di oggi. Si vedeva un tempo la domenica partita, mattina di una partita è vero. e poi un altissimo minuto, parliamo di vent'anni fa, eh. È vero, è vero. E allora non ci resta che venirti a trovare, Rosario, a, trovarti, allora. a New York, Asso facciamo, Assolutamente. Magari, facciamo, una magari, magari. facciamo una spedizione. Facciamo una spedizione e veniamo da te. Io ti ringrazio, anzi, ti saluto, giusto così con un tuo parere, come la vedi sta stagione? Eh, salutiamo, si interrompe il collegamento. È una stagione che purtroppo è sotto gli occhi di tutti. Speriamo di riagguantare questo quinto posto sperando che sia abbastanza. E chiudiamo gli occhi perché abbiamo la pancia piena dall'anno scorso, quindi la perdoniamo. Ma dall'anno prossimo non penso ci sia tanta. Tanto perdono, dai, riponiamo di nuovo i ragazzi che ci hanno fatto sognare negli ultimi anni, perché non solo l'ultimo, ma anche quelli precedenti, di Sarri, eccetera, sono stati degli anni bellissimi. Comunque speriamo i campionati vertice Poi abbiamo aspettato 30 anni, magari no. aspetteremo altri 30, però no. basta divertirci. È, dai, vero. No, ci divertiamo. No, noi. È vero, vogliamo la maglia sudata e vogliamo divertirci e guardare il bel calcio. Grazie, davvero di cuore, Rosario. E niente. Eh? Speriamo di venire presto da te. Ah, <ride> eh, ti aspetto davvero, facciamo magari una diretta da New York. Ah. Assolutamente. A tutti e forza Napoli, Forza Napoli sempre. Ragazzi. Sempre, no. sempre, grazie. No. Grazie a Rosario Procino del Club Napoli di New York e anche del ristorante Ribalta dove appunto... Si sono fermati gli azzurri eh, e non solo perché abbiamo visto veramente tantissimi campioni fermarsi da quelle parti. Intanto, ecco, io ho chiesto a Rosario eh, se eh, ci crede appunto a questa stagione. Io ripartirei da qui, dalla classifica di Serie A. Guardiamola anche se fa un po' male in questo momento. Francio, come ti senti? Guardiamo, <ride> guardiamo, guardiamo, vediamo. Ecco, Mauro, eh, la situazione è tosta. È tosta, ma... Tutto sta nel fatto se i ragazzi ci credono meno, perché se ci dovessero credere hanno tutte le potenzialità per poter recuperare, anche perché ci sono degli scontri diretti ancora da giocare, ci sono big match tipo il derby di Roma, Roma Juventus, Bologna Juventus, Bologna Roma, quindi ci sono una serie di scontri diretti che se Napoli dovesse iniziare a carburare almeno, non dico neanche tanto, almeno l'80% dall'anno scorso già avrebbe ottime possibilità per risalire in classifica, perché quest'anno il quinto posto. Manca poco per la matematica, è, è utile per andare a fare la Champions. Quinto posto utile per andare a fare la Champions, lo accennavamo, Mauro, come mai? Vogliamo vedere, hai preparato anche una slide? Eh, no, perché è un calcolo un poco particolare, quindi non voglio eh, spiegare il calcolo. Vogliamo sapere. Eh, eh, oh, eh, allora, c'è un, un meccanismo di calcolo con il punteggio, due punti alla vittoria, un punto per il pareggio. la slide. E un punto per ogni passaggio di turno, per ogni singola squadra. I punti che vengono accumulati dalle del, squadre di una singola nazione viene diviso. Per il numero di partecipanti di squadre di quella nazione. Quindi è un calcolo un poco particolare, però ci ho perso un po' di tempo per farlo. E alla fine, praticamente, il calcio italiano, al di là che sia in Napoli o meno, ha quasi conquistato il diritto di avere la quinta squadra in Champions. Può addirittura diventare matematico se la Fiorentina dovesse vincere entrambe le gare con il Viktoria Pilzen in, in Conferenza League. Quindi. Diciamo che siamo in questo momento 90-95% di possibilità, e con questo poi abbiamo anche un calendario, l'ho approfittato per dire pure che il, la, media punti, la media punti per il quinto posto dal, dal 2004-2005 quando la vittoria è passata a tre punti è 65 punti di media. Poi ci sono stati picchi anche di 72, anche 77 del Napoli proprio certo. per arrivare al quinto posto. Quindi... Quando si è giocato appunto lo scudetto. Lo scudetto, comunque al di là di questo 65 punti è la media generale di tutti questi anni e Napoli mancano 20 punti sui, 27 sui 21 a disposizione. Quindi dovrebbe praticamente vincere... Ah, scusa, chiedo scusa, quasi... sui 27 a disposizione, perdonami. Dovrebbe comunque vincere almeno 7 vincere... gare, no? Sì. Eh, però ripeto, se il Napoli torna a fare anche l'80%, il Napoli dell'anno scorso secondo me ha buone possibilità per poter risalire la classifica. Poi non Poi so, dipende se non sono anche, dipende anche è dalle altre, chiaramente, da quello che fanno. Le altre. Sì. È molto difficile. Molto difficile, molto sono d'accordo. Sì, e questo turno il Napoli ha una partita molto difficile, il sabato appunto con la che da uno, uno scontro diretto però, no? Sì, eh, il problema è che il Bologna gioca con la Salernitana e eh, la Roma va a Lecce. Eh, Lecce che ha cambiato no. allenatore, Lecce sta bene insomma eh, però la Roma non gioca come quando il Napoli l'affrontò a Roma gioca molto meglio sì, sì. le ultime due partite del Napoli al di là che con Calzona sta eh, giocando bene, però sono state due pareggi, Inter e col Torino, anche col Cagliari no? Mamma. anche col Cagliari, insomma io dico che a un certo punto della stagione io sono contento di Calzona mi piace come sta giocando la, la squadra però, a un certo punto della stagione conta di più, il, il, contano di più i tre punti. Certo. Faccio un esempio per uscire da Napoli, il Frosinone. A me piace un sacco come gioca il Frosinone. Eh, De Frances di Francesco è un ottimo allenatore, ha ricevuto un sacco di complimenti durante tutto l'anno. Eh, la adesso sta in zona retrocessione. Eh sì. Quindi a, a volte, io non dico che il Napoli deve giocare male per vincere, deve continuare a giocare bene. Però deve fare i tre punti, come dicevamo prima, deve fare i tre punti. Però, sai, anche qualche scelta. Facciamo no, i conti. Anche qualche scelta, per esempio, di Calzura, no? Sicuramente l'impatto è stato molto importante rispetto alle due gestioni precedenti. Sì, sì. Però, qualche scelta, per esempio, a me non è piaciuta, è stata poco coraggiosa. Perché col Torino, quando fa gol Sanabria 1-1, mancano un quarto d'ora più recupero, per me devi mettere Simeone che Lui è molto integralista, eh, in eh, no? eh, però, però guarda Pampa, noi ormai non in Napoli non c'ha nulla da perdere. O fa sesto posto settimo ah, sì, posto, sì, sì, sì. o vince 5 a 4 o vince 4 a 3. Cioè, è il momento, come hai detto tu, devi metterci un po' anche un po' di rischio, te lo devi prendere. Perché altrimenti tu eh, metti uomo su uomo, eh, ma all'avversario. No, ti ha detto che uno, il, la, uh, Calzona. Il suo modo non cambia come Zeman 4-3 o vince a 0 o perde 4 0 0 sì. alla non, fine anche loro... lo stesso Spalletti non, se non, vogliamo non, no, ha mantenuto la sua idea quello che ti devo sì. mettere una punta in più no, il loro modulo è quello lì. Capito? No, è vero, è quello è vero. Però comunque se adesso hai bisogno di, 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 di fare risultati. Sì, Ogni non, tanto non, devi, non, come non... diceva, devi ma, ma allora ricordatevi che Zeman 4-3, 15-0, o, no, se, se, se. o se, se, se. a 0 4-3, no, no, ma dici una cosa? No, no. Sono non cerchiamo di andare nel loro eh, io sono allora, il problema. sono d'accordissimo eh? Antonio, però in questa partita con l'Atalanta, se tu non esci dagli schemi, vai in difficoltà, perché l'Atalanta marca uomo dietro, quindi quei tre davanti, dietro, che marcheranno i tre del Napoli, se a un certo punto della partita non riesci a sbloccarla, ci vorrebbe un altro attaccante. però eh, so... Detto prima, detto, cosa fanno loro l'hai gli... detto, detto tu prima, però il problema di Calzona è stato sempre vicino a un pilota. Non ha mai portato l'aereo. È la prima volta che porta l'aereo, giusto? Mm. Che lui ha fatto sempre il secondo in questi anni. è stato il secondo Ma nella Slovacchia no? eh, nazionale ah, nazionale, una cosa eh, cambia, no, però ascolti, io ho la, ho la mia idea, a, a me dove invece non mi sta piacendo è sui cambi perché non ha avuto i tempi giusti, perché mettere anche un giocatore un minuto alla fine non è che sì. cambia qualcosa, ma in alcune partite, se andiamo a vedere, ha fatto dei cambi quando la squadra stava giocando molto bene. Sì. Esempio con, con l'Inter, che stava giocando molto bene, il Napoli stava quasi vincendo, ha fatto dei cambi e, ed è finita pari. Sì. Però poi io mi Quindi pongo... perché dico questo? Perché lui con un po' di esperienza di campo gli manca quello di avere... La gestione anche della, anche della partita questo, Secondo me sì Perché tu sai L'allenatore al di là della eh, bravura Che fa giocare bene la squadra Che le allena per. Ma si vede anche in buon modo Come va la partita perché tu sai, Infatti per quello lui è integralista, integralista In questo perché... momento esce la punta Entra una punta esatto. eh. Esce un terzino Entra però, un terzino Però chiedo a voi che siete giocatori insomma, io, Dal mio punto di vista Però dico che nel calcio attuale no, Secondo me è un po' un limite avere questa visione diciamo univoca, no? Nel senso di giocare, di avere solo un piano A. Perché eh, stiamo vedendo che oggi, insomma, nel calcio contano Stai molto. Calzono, non ti piace? Mm -hmm. no, eh lui... sì. no, io. Vedo che non, non sei. No, non, non, mi, ha, non, mi, con... non mi ha convinto. Sono... Ah, non ah, mi ha conv... non convinto. Io dico che sicuramente il Ma Napoli. Idea, okay. il Napoli gioca idea. meglio, e non c'è dubbio, è lo idea. si è visto. È Però io credo che in certi, in certi momenti. Bisogna, come diceva pure il Pam essere un po' anche più pragmatici. ma perché noi, sulla, ma perché noi dieci siamo, minuti, quindi. Cioè 10 minuti, un quarto d'ora, che ti cambia? Se eh, perché noi, perché noi, cambia. Noi, noi sulla poltrona siamo bravi a. No, no, ma quello. bisogna stare nel campo, a portare l'aereo. Però tanti allenatori lo fanno, quindi non è proprio. Se una, perdi, e se magari è, puoi perdere la partita. È okay. meglio a perdere. Dici, no, No, io no. ti dico nel momento in cui tu, diciamo, non è che. Allora, scorso, faccio un riferimento all'anno scorso. Se qualcuno l'anno scorso avesse detta Spalletti perché giochi sempre col 4-3 eh, scusa certo, non potevi vincere tutte le partite e eh, che gli vai a dire non potrei... ma nel momento in cui tu sei all'ottavo posto prendi gol tutte le partite perché comunque prendi gol sì, ma hai visto Napoli, che questo era il modulo che ha giocato a 3-5-2 il no, problema sta sempre lì però volevo completare e parti dal presupposto che è quest'anno il problema non è stato il modulo, non è l'allenatore, parliamoci chiaro: sono i giocatori che qui stanno comprendendo quello che devono rendere. Ma si apre un altro capitolo su, dove non sono tutti d'accordo. Non toccare allora, un tasto che purtroppo è tutto l'anno che si sta facendo. Però questo. io dico una cosa: io o giochi bene, come ha detto Paolo, o giochi male, che... non abbiamo avuto mai una vittoria. Semplice, tranquilla, questo è no, fare una cosa diversa un ogni no? tanto. Insomma, non, non è un reato, questo dico io, cioè dieci minuti, un quarto d'ora che tu cerchi di mettere anche hanno in Hanno fatto tre allenatori Antonio. Però tu hai detto: sì. non dipende <ride> dal, dall'allenatore, il PAMPA sorto un po' il naso. No, per me sì, per me allora Antonio, questa è la mia opinione, tra l'altro. Ah, sì, carità mancherebbe se tu fai un ruolo eh, è stato dimostrato l'anno scorso che in quel ruolo tu riesci a dare il meglio come, come lo abbiamo visto l'anno scorso no? quest'anno Coraschelli addirittura in certe partite è venuto a giocare Al dentro centro. Politano mi ricordo ha fatto marcatura uomo a Ciaranoglu in una partita in Supercoppa sì. eh, a Roma Politano pure eh, venendo a tagliare perché mancava dei giocatori No, mancavano. è stata anche la. Aspetta, forse è proprio la. Aspetta, mancavano dei giocatori. No, però ha cominciato mancavano a chiedere cose diverse, garzano. Mancavano dei giocatori, mancava. Ma è una scusa eh? di Mazzarri. No, io non parlo di Mazzarri, io parlo, no, cioè... io parlo... No, questo lo dico io. Eh, però... eh? la scusa allora... di Mazzarri. Perché a Roma il Napoli perde a Roma con quella Roma di Mourinho, mm. il tridente offensivo era Politano o Simene Quarascheglia a Roma, con quella Roma disastrosa di, di Mourinho. Qualcuno vince. mi dice che la Roma. È eh, una partita. Cave... Allora... Quindi, vi... I cacciatori c'erano, allora dobbiamo vincere anche con Cagliari, potevamo perdere, potevamo... con col Torino, anche giocando bene, come hai detto tu prima. Oggi lasciamo, mettiamo da parte un po' il gioco, anche se col gioco si vince. Ok, io, do... io domenica devo avere tre punti con davanti. Mo' giocherai a tre, giocherai a... Giocherai, a... giocherai a Pasquale, giocherai a Giovanni. Ci vogliono i tre punti. Mo' tu, questi tre punti, che una partita che salvi per poi salvare il campionato, come li devi fare? come devi fare? devi fare giocando beh ma tutto cacciare infatti, infatti Antonio io all'inizio ho detto a me piace Calzona come sta facendo però a un certo punto della stagione per quello ho fatto l'esempio del Frosinone a un certo punto della stagione devi vincere devi vince, perché sennò sì. tutti i discorsi nostri del de, de, de presidente di de Calzona de Mas, non contano nulla devo, e quindi da chi devo vincere? i giocatori sì, però, sì, però, però anche l'allenatore deve devi... eh. mettere a loro posto. Eh beh, pensa che l'ha messa a posto il giocatore fino adesso. Ma García, Mazzara Mazzara si si prende, se posto. si prende gol con un, un fallo laterale, un eh, rompiglio, però... se prendi gol sa, su un errore di fenomeno. Eh, forse forse c'è da fare. fare un passo indietro ancora, no? Quando lui sono eh, parla errori degli, errori degli sono allenatori. Perché anche battuti, con García, no? Io penso che più che problema di modulo c'è stato proprio un non sapersi amalgamare con quella che era una squadra che stava no, in, in forma perché veniva da una stagione dove aveva vinto tutto, quindi potevi cercare di recuperare da dove avevi lasciato, no? da, allora, da un anno prima. Facciamo un riassunto breve. Garcia no, ha messo in discussione certo. tutti, soprattutto certo. i due più importanti, Coraschelli e Osimen. Mazzarri ha utilizzato un sistema di gioco, ma io... Mh, mi dispiace dirlo, questa è la mia opinione, ripeto. Utilizzando una metodologia vecchia. Calzone ha riammesso le cose al suo posto. Poi è chiaro che contano i calciatori. Noi l'abbiamo fatto. Conta. Questo volevo arrivare io. capito? sono stati degli errori. Però tu inizialmente a me mettimi come punta centrale perché il mio ruolo è punta centrale non sull'esterno per rompere gli equilibri di una squadra adesso, che Pampa, va bene dire che adesso i giocatori devono pensare un po' di responsabilità che tre allenatori anche. tre allenatori anche. adesso anche. non hanno più ali, però c'è anche un problema di caratteristiche anche. no? perché è chiaro che se tu devi vincere una partita col Torino che è la terza migliore difesa del campionato anche se non ha una posizione di classifica importantissima e vedi che già Osimen in quella partita sta soffrendo. Lo togli? Lui ti fa... No, lo metti un altro vicino, e lo aiuti. Che sta solo lui. Eh, no, ma buongiorno. Togliere, no. Se non sta ma, bene, è meglio togliere. Ma, Perché Osimè da, no, se... da solo riesce sempre a mantenere ma, l'attacco del Napoli. Io, io dico. Se metto un altro punto, punta, i da Non vanno io più. Io dico che se, tu, non più se avere... tu impianti un sistema di gioco levi. Levi Antonella e metti Antonio, magari all'avversario non gli hai creato nessun problema, se tu fai una cosa diversa nel campo, magari lo gli questa crei un disagio tattico. Posso, Calzona. No, io gliel'ho no, chiesto io di Simeone in questa. sala stampa. Gliel'ho chiesto io. Lui eh sì, mi no, ha detto. No, non è neanche più. Lo, no, no io gliel'ho gliel chiesto. Gliel'ho detto scusa, mister, perché non hai messo Simeone, Lui mi ha detto no, guarda, non l'ho messo perché la squadra ha le sue certezze e quindi ho preferito mettere l'Indus. allora, però, le certezze. Io poi non ho, non ho replicato perché noi normalmente non possiamo poi fare. però, le certezze erano quelle dell'anno scorso, le avevo voluto dire al mister. Quest'anno il Napoli certezze non ne ha perché. Non è che sta facendo questa grande stagione, allora ecco perché io concordavo con loro: nel senso di prendetelo un rischio, fa una cosa diversa, e la posso però, va, non va, però ah. almeno provi. Ci cioè provato questo di integralista. È difficile. <ride> Sacchi eh, eh, disse: Per me, Evani o Maradona è la stessa cosa, e vabbè, invece è. una curiosità, Antonio, perdone, passiamo una avanti. Curiosità, che una, una curiosità, anche una piccola domanda visto che si è, parlato, si è parlato di Simeone, con l'Inter ha giocato a Raspadori, ma perché tutti si ostinano a schierare Raspadori eh, centravanti? Eh, Secondo voi no, perché? Che cosa si vede? Anche no, Spalletti. Perché si vede Raspadori centravanti? A mio modo Spalletti di vedere è giusto, non è centravanti. Non è. Spalletti in nazionale ha giocato punta no, anche perché non ci sono altre soluzioni, perché io nazionale. non penso che Spalletti, io non penso che giocherà Raspadori centravanti no, in nazionale. diciamo no, che era una situazione. No, ma che cosa, che cosa si trova il Raspadori di centravanti? Scusate. La domanda è che cosa si trova il Raspadori di centravanti? Quali sono le caratteristiche da centravanti dei Raspadori? c'entra molto quello che stiamo dicendo che lui è così integralista che nella sua testa preferisce più una punta centrale con le, se non c'è o Simen, parlo se non c'è o Simen, uno con le caratteristiche di Raspadori e non a quelli di Simeone, perché eventualmente con Simeone puoi alzare la palla profondità, invece giocare raso terra penso che questa possa essere sì, la sua scelta. Ha fatto un sacco di gol, perché... allora. però allora. la differenza è che, che con Spalletti andavano a mille e queste, adesso stanno a... Out. E a proposito Out. di andare a mille Ammio, di corsa, quel di... Spalette, è quella differenza che andavano più eh, veloci, no? Eh. Assolutamente, vanno più veloci, fanno più chilometri, ma tornando all'ultima gara di Serie A, Francio, lo vuoi dire tu? Chi, la Chi è che ha corso di più? Chi ha corso di più nell'ultima gara di serie A? Ossia, appunto con l'Inter lo sapete? No? Io sì. Io... allora lo sai, Pampa lo sa, vai. <ride> andare... darsi, ne parla... a puoi tornare e <ride> andare negli Stati Uniti ne parliamo di Acerbi <ride> ne parliamo di Acerbi assolutamente no, di no. <ride> intanto lanciamo il gioco di Appigone perché in palio c'è un cambio olio gratuito per voi lanciamo il gioco Eccoci qui, il gioco di aspigomme che vi consente di vincere un cambio a olio gratuito se indovinate il calciatore che ha percorso più chilometri nell'ultima gara di Serie A dovete sapere che durante lo stacchetto qui tutti quanti chiamavano Mauro Mauro mi dici chi è? <ride> e invece ha detto no non ho detto. Bravo Mauro, non lo dire ma lanciamo gli aiutini per i nostri telespettatori, vai Sì, allora Ho capito Eh, hai capito, Eccolo, neanche dai. abbiamo detto niente Ho capito, ho capito Vediamo se hai indovinato, vuoi lanciarti certo prima dell'aiutino? La bocta Ah, ah 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 siete d'accordo con Antonio? No, sì, io sono d'accordo con... con Antonio. Io d'accordo con Antonio, pompa no perché dice a cerbi. No, allora, mh, faccio il serio e dico, dico a cerbi, dai. <ride> so sì, una cosa, però mi, mi sono messo co, con... È uh, eh... andato a googolare? Sì. Hai visto, hai visto. Fabio, tu hai googolato. Oh, no. Chi ha il microfono? Chi ce l'ha? No, non lo dici tu. No, io non mi ricordo neanche chi è uscito. È <ride> passato eh, troppo tempo. Eh, di Lorenzo, perché Di Lorenzo, Ciro, la botca, la botca, Olga, idem la botca. Facciamo un passato insieme. Alla fiducia, eh? Io dico tra un un ore. Ore. <ride> Nel Napoli, <ride> che ha giocato tutta la gara. Ehm um... Secondo me è stato... è stato cambiato Politano ha giocato non mi ricordo è stato cambiato mi pare e? ha giocato tutta la gara ma me era muto anche io. Eh, no la botta sì ha giocato No Traoré ah, Traoré no no tra... è uscito È uscito, è uscito, è uscito, è uscito. Uh, Politano Politano ha giocato quasi al 90 però eh, vabbè hanno tolto presto la grafica è terzo Politano Vediamola vediamola la posto. grafica vediamo politano, secondo di Lorenzo Politano è arrivato tanto. No, si è Vediamo sì, anche Fabio ha sbagliato. No, è lo botto, è sì, vediamo è lo tu che dici. Anch'io penso lo botka. Lo botto. Vediamo Valentina e Arturo. Arturo già già sospettato. Lo botka. Valentina. Politano. Politano, eh, sbagliato Valentina. <ride> eh, eh, eh. Vabbè diamo, diamo l'aiuto, allora, come si dice, voce di popolo di solito... Diciamo che ragione. so, quindi... in questo caso non sempre, ma in questo caso voce di popolo... Abbiamo Va dato per... un aiuto importante perché è un po' lontanuccia la partita, Solo Esatto, per esatto, però noi ci fermiamo 60 secondi per la pubblicità, torniamo qui in studio, diamo voce anche a voi per indovinare il calciatore che ha percorso più chilometri, torniamo subito. Euronics Tufano, fino al 3 aprile, sconta l'IVA! Smart TV LG 4K 43 pollici, 299 euro! Scegli la tua rata e paghi a settembre! Delonghi friggitrice ad aria con tecnologia Rapid 79 euro! I prezzi più bassi sempre, altrimenti ti rimborsiamo! Fino al 3 aprile, sconta l'IVA! Special Star Club Edition! Euronics, un mondo più avanti! Progetto da realizzare? Il tuo futuro è ora con Prestigo. I nostri prestiti sono la chiave per sbloccare il tuo percorso verso il successo. Facili, veloci e personalizzati per te. Che tu stia sognando una casa migliore o investendo nella tua crescita professionale, noi siamo qui per supportarti. Senza attese, solo soluzioni immediate. Prestigo, soluzioni finanziarie. Studio dentistico Piccirillo. Da quattro generazioni siamo gli specialisti in conservativa dentale, estrattiva, protesi mobile, protesi fissa, implantologia ed ortodonzia. Tutto il nostro team, scelto dopo un'accurata selezione, vanta di un lungo percorso di formazione e tutoraggio. Contattaci per una prima visita gratuita. Basta la ricetta. Siamo a Recale, in via Roma numero 90. Aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 9. Alle 20. Telefono 0823 49 38 95 sul web studiodentisticopiccirillo.it Ci sono emozioni che solo lo sport sa regalare e su Radio Sportiva te le raccontiamo tutte. 24 ore su 24. Calcio, ciclismo, basket, tennis. Vivi con noi in tempo reale. I grandi momenti dello sport. Radio Sportiva. Raccontiamo emozioni.

Voce di Milena Seto, la grazie, grazie a te ancora. Milena grazie. <ride> e allora ecco, eccoci: uh, dicevamo: ce eravamo lasciati con il gioco di più non so se c'è già qualche telespettatore in linea, no. E allora, eh, vi ricordo anche che partecipando appunto e stando attenti nel corso della puntata potete vincere anche eh, due biglietti gratuiti per lo stadio Diego Armando Maradona. Intanto noi ci divertiamo a giocare con le luci come eh, vedete. <ride> Questa sera è siamo stratega. in gioco. Stratega. È stratega. Il... È stratega che Vabbè, manca. Sì. E sta lui lì le quinte e dice a giocare. Ma tu capite che Pamba si è preso in strada. Pamba, un eh, Infatti mi sento... Se ma... un po'... ...di lanciare i pronostici. No, no, lo deve fare... Vedi lo allora, fai tu il pronostico spedì, facile, dopo lo faccio, lo faccio, lo faccio di più di lui guarda che stratega sta chiedendo <ride> 2 a 0 dai Pampa 2 a 0 quanta sì, Pampa, chiama stratega a spara... te consigli. lo salutiamo perché <ride> salutiamo stratega in questo momento a eh, che ci manca eh, ma manca soprattutto eh, ad Antonio Garannante. sta, sta lì con lo stato dico, dico. sta all'icolo ecco qua a loro due proprio al Pampa su se ad Antonio Garannante, manca particolarmente il nostro no, no, stratega manca, <ride> oh, guarda che parterre che c'è stato è vero, vogliamo bene, no? Tu non ce la fai perché vorresti stratega. Antonello, non disprezzando te, ma devi sapere che lui è innamorato di stratega. Oh. infatti vado con lui a lì con la tua ah, eh. E andavo a tu con lui con l'ombrellone. Eccolo lì. qui, non è lì. detto che sta a Shamshik. A Shamshik, so, non Eccolo qui, lo sapevo che faceva la sua scenetta. Intanto dicevamo, ne ha parlato anche prima il, il Pamposo, eh, Inter Napoli, non ha fatto parlare solo per gli episodi appunto relativi al calcio, purtroppo. Perché abbiamo parlato tanto, tanto in questo periodo eh, del, appunto, del caso Acerbi. Quando adesso, ma intanto dalla regia mi fanno cenno e devo andare al telefono. Quindi, ragazzi, volevo cambiare argomento, invece no, vado al telefono per il gioco di Epigome Pronto? Buonasera, con chi parlo? Pronto? Benvenuto, a Delietta Gol. Non essere timido, puoi parlare con noi. Niente, Pronto? No. Pronto? Buonasera. Con chi parlo? Buonasera, Mario Dal Vomero. Buonasera, Mario. Vicino al collana. Vicino al collana. Bene, Acolana. lui? Bene. Ho appena 91 anni. Oh, oh complimenti. auguri, Fantastico. Complimenti davvero? E sei sempre tifoso del Napoli da 91 anni? Da Novan Zubermann, ma possiamo che parlare da sentimenti secondo, presso e bella di Costanzo Rosi? Mamma mia, mamma. Beh, beh, Senti. bei tempi. Ti ricorderai? Quando c'era il vero calcio. Però vedo che lì c'è qualche grande campione. Eh sì, eh sì, c'è qualche Ora grande campione. sapere una vostra opinione una vostra opinione riguardante al discorso del signor Gravina. Sì, ora ne parliamo, lo so, ora ti, ti risponderemo eh no, su Gravina che, e su tutto il caso. Il signor Gravina ha detto che sì. l'altro signore dell'Inter è... ha creduto. Ha creduto, dice appena lo vedo lo stringerò la mano e la braccia. Eh sì. Quindi, lo commentiamo. Fra poco ti faccio rispondere. Fra, fra poco ti faccio rispondere, ma prima Mario, io ti volevo chiedere, hai un nipote che ti porta in giro con la macchina? Un nipote. Un che... figlio. No, io guidavo, eh, guidato, guida ancora. Io lo porto no, il papà, ho no, portato il papà. No, 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 <ride> e adesso. La mia macchina l'ha presa una mia nipote. E allora a tua nipote regaliamo un cambiolo gratuito. Se tu indovini il calciatore che ha percorso più chilometri nell'ultima gara di Serie A ti aiutiamo sì. perché ti diciamo che è un centrocampista del Napoli, chiaramente. Eh, Mauro, dagli qualche indizio. È, gioca... è andato in nazionale ma... con Calzona. È andato in nazionale con Calzona, nazionale con Calzona. Nazionale con Calzona. Nazionale, quindi che nazionalità è? È la zona sta in Slovacchia, un poco a Notre -Dame, ma è un grande giocatore. È un grande giocatore del Napoli. Sta a Napoli da tanti anni. È uno diciamo, dei più anziani in maglia azzurra. Ha giocato tutta la partita con l'Inter. Non ha tanti capelli. Non ha tanti capelli. È piccolino, è piccol non, è tanto alto. non è tanto alto. Ed è il fulcro del centrocampo del Napoli. Chi è? Come eh. si chiama? senza di lui come si fa? Allora, direi che il signore Cosoli, come si chiama? È Boerbock, Taro Bravissimo! Bravo. Complimenti, Mario. Allora. Napoli, la mia vita a Napoli è in, è in Napoli città. Bene, eh, bene, bene. Vita. E penso che purtroppo... Non so se tra un mese o dieci anni dovrò lasciarla. È il paradiso in terra. Eh, noi ti auguriamo di lasciarla il più tardi possibile Mario. Mario. Anzi, resta se con noi, continua no, a seguirci. Volevo salutare quel signore. Sì. Ex giocatore del Napoli, eh brasiliano. Sì. Che bravo. Ce l'avete lì. No. Sì, ce l'abbiamo. il Pampa è, è argentino, il Pampa Sosa. Argentina, e Pompa. Il Pampa Sosa, poi c'è Francini, c'è Carrannante, te li ricorderai sicuramente. Io ti mando un abbraccio, lascia i tuoi da dati in regia, così ti segnaliamo presso gli store e Gomma. E tu, devo andare quando vuole a ritirare il premio, facendo semplicemente il tuo nome e rispondendo con i tuoi dati. E cosa dovrei ritirare? scusa? Il premio è il cambio olio che hai vinto tu. Cambio. Per l'auto. Dove siete? Dove siete? No, a, a, negli, in tutti gli store di Epi Se lo dici a tuo nipote, dici quando dobbiamo fare il cambio olio, andiamo da Eppigomme perché ce lo regalano. Eppigomme. gomme? Ti, ti spiega tutta la, la nostra regia. Io ti ringrazio e continuo a seguirci, Mario, Benissimo. che bello averti sentito. Un abbraccio, un abbraccio tutti a te. I del Napoli. Grazie, e grazie e Mario. Di tutti noi e allora Mario ci chiedeva appunto del caso Acerbi ne volevo parlare anche con voi, commenteremo anche eh, Gravina e le sue dichiarazioni ma partirei dall'inizio dalla sentenza di Acerbi Mauro sì, è una sentenza che da un punto di vista giuridico è impeccabile, dal punto di vista morale probabilmente molto meno perché chi crede a Juan Jesus non può essere d'accordo con questa Sentenza. Io personalmente credo molto a Pan Jesus sono convinto che la versione... Però questo anche è perché monemia, no, lascia so sottintendere anche che cioè uno dei due ha mentito in questo ma caso. Sicuramente, però purtroppo non nessuno dei due ha um, le prove giuste per poter avere ragione. Allora, vediamo diciamo sentenza, vediamo non è che c'è stata 3. una soluzione per, per Acerbi, solamente che non è stato punibile perché non c'erano le prove a sostegno della tesi di Juan Jesus che ripeto opinione mia personale siccome non c'ho le prove non posso dire che è così però la mia opinione personale sono straconvinto che la, la eh, versione giusta sia quella di Juan Jesus però Quindi credo fermamente a quanto detto da Juan Jesus anche perché poi no, si parlava di non aver presentato prove sufficienti però c'era la lettura del labiale anche all'arbitro ma l'arbitro non, non, non l'hanno sentito no adesso aggiungiamo questa cosa qui allora eh. in base al referto dell'arbitro non c'è una dichiarazione <ride> precisa che Acerbi avrebbe detto questa frase sì però però Notizia dell'ultima ora, dell ora, sembrerebbe almeno quanto, in base a quanto ha detto Calenda il procuratore di Juan Jesus Che Juan Jesus avrebbe portato anche un video a sostegno della sua teoria Quindi ora Però non so in pare... questo video cosa, in cosa si, si può vedere cosa si Pare può che in questa occasione Juan Jesus fosse andato, fosse andato appunto in totale buona fede e non abbia presentato prove o testimoni perché insomma sperava che appunto eh, era abbastanza evidente anche il è fatto evidente. che lo stesso Cerbi avesse chiesto scusa in campo, no? Era una situazione abbastanza evidente. Allora ci porta a parlare della seconda slide, Mauro. La seconda slide. la seconda slide. purtroppo allora qual è il problema? Che ci sono, eh, questa è una cosa che abbiamo sola che eh, diciamo. Ma ecco, questa noi, è la risposta del sono... Napoli. Ah, questa è la, 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 la risposta del Napoli, Vabbè, perché Napoli dice che comunque non si spiega questa sentenza, che comunque sono basiti, giustamente, che comunque da. Dalla prossima partita in poi non, non collaboreranno con la, con la Lega nelle campagne antirazzismo perché effettivamente in base a questa sentenza si parla in un modo e poi si agisce in un altro. Però, ripeto, c'è un aspetto che è importante, dove, un aspetto del quale nessuno ha parlato. Se la, slide, se la regia ci manda la slide, perché eccezione hanno parlato tutti precedenti, dei precedenti che ci sono stati, però sono precedenti, antecedenti, scusate il gioco di parole, a questa eccezione pregiudiziale numero 105 dell'11 maggio 2021. Che cosa dice questa pregiudiziale? Parlo solamente del rigo in, in giallo. Che lo sottolinea anche Napoli nella sua nota, tra l'altro. Sì, però ci sta questa cosa qui che forse sarà sfuggita, che praticamente eh, può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, quindi non c'è bisogno che bisogna portare tutte le prove, ne basta uno in più. Esempio, una testimonianza di una terza persona. Però bisogna avere, per poter eh, condannare qualcuno, della, la certezza delle prove, che siano coerenti, precise e concordanti. Quindi anche un indizio, quindi bastava una semplice testimonianza di uno degli altri calciatori in campo, oppure che l'arbitro nel referto avesse scritto un qualcosa di più preciso, allora magari la, la sentenza sarebbe stata capovolta. Ma ripeto, questa non è una soluzione a Cerbi, assolutamente no, è solamente che non è stato possibile condannarlo per mancanza di prove. Mancanza di prove, una situazione abbastanza strana e anche ambigua, visto che eh, la serie ASPA spesso proclama spesso la lotta contro il razzismo in una circostanza del genere dove i fatti sembrano abbastanza evidenti. Si parla di labiale, si parla anche di arbitri che appunto possono aver sentito. Si parla di aver visto chiaramente il gioco fermo per un minuto e le scuse di acerbi, per cui qualcosa no. è successo. Sicuramente, quindi, dai, è talmente evidente, come ha detto, abbiamo detto tutti. Perché altrimenti stiamo dicendo. Ma anche Juan Jesus... la giornata vi fa vedere anche. Certo, la... altrimenti stiamo dicendo che quando Jesus ha inventato tutto e sarebbe una cosa altrettanto grave, no? no? Quindi da condannare allo stesso tempo. Io la mia. Sì. Allora, io faccio i complimenti a Juan Jesus come si è posto all'arbitro con la classe e ha accettato anche le scuse solo da... Certo, e allora avrebbe dovuto mi, sospendere mi la gara... Non so molto che un giocatore italiano, Acerbi, perché eh, lui doveva, secondo me, da essere un, un grande campione, doveva togliere tutto quello che poi si è creato a dire io l'ho detto, ho sbagliato. E non voglio... è stato un momento di rabbia come... ho sbagliato a parlare Non sì, usciva, secondo me io da lui mi aspettavo questo uh, perché poi attenzione come ho capito lui ha detto che ha, ha chiesto scusa o <ride> Angesso della situazione poi dove è andato a fare una dichiarazione dicendo che non era, vero. Che era vero. e vi si è arrabbiato giustamente perché dice, allora, io adesso passo io per uh, Bugiardo per Bugiardo quindi in questo caso qua di là del io Poi i regolamenti, non lo so più, Bravo Mauro, di quello <ride> razzismo. A me non mi è piaciuto molto a Cepis. e qui vorrei una sentenza da, dall'allenatore. Io penso che Spalletti. Spalletti lo ha mandato a casa. Spalletti adesso eh, però, dovrebbe. Eh, non conosciamo. No, lo so, Antonio. A, 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 eh. no, io dico la mia. No, 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 ma tu... Lui ha voluto Juan Jesus a Napoli, quindi c'è un rapporto di stima fra di loro, sì, ma... e qui si saranno anche parlati io adesso ho sentito cosa, è... cosa ha detto aspetta, Gravina adesso ci arriveremo aspetta, perciò come come è... lo so. aspetta io parlo di extra tutte queste regole come si è messa la situazione Spalletti secondo me dovrebbe fare dovrebbe, dovrebbe la ma non lo farà non lo farà qualcosa sì, vai, no, vai, e allora al di là leviamo a Cervi e Juan Jesus. Cioè, si sì, 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 è creato un, un precedente, precedente. Ah. Fatto un esatto, su, una... quello che dice lo stesso quando adesso nella adesso nota. Dire che io mi metto le mani qua eh. e posso dire quello si... che voglio. Se non sente eventualmente, nessuno. perché ha chiesto scusa eh. un giocatore all'altro? Perché un giocatore all'altro ha detto: Sono pure amico di Turam? Che vuol certo. dire questo? Che io eh. posso insultare le persone, posso e poi... dire a una persona. A te ti piacciono eh, gli uomini o le donne? Tanto io c'ho amici omosessuali. Cioè stiamo andando verso una strada che purtroppo Questo è un messaggio Non, molto ha, profondo, non ha una eh? fine. Un messaggio molto profondo che tu stai dicendo. Eh, non, ah, insomma, eh, no, è eh, strada senza fine. Però io sono in, pienamente d'accordo. mi faceva una bella figura per me. Allora ah, scusate stiamo parlando sì, i nomi dei calciatori, ma l'Inter L'Inter, come società, perché si chiama internazionale, si chiama internazionale? Questa, questa società storica nel calcio italiano? Perché l'Inter non, non, non ha fatto nulla? Perché nulla da, da loro nessuno dice nulla? Quindi si crea un precedente no, assolutamente bruttissimo. 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 Vediamo infatti cosa dice Juan Jesus anche in una nota social proprio sotto il posto. Uh, il posto della società. Sono sinceramente avveduto dall'esito di una vicenda grave. Non mi sento in alcun modo tutelato da questa decisione. Lo stesso Acerbi si è sentito in dovere di scusarsi. Ci sarà stato un motivo, no? Esatto. Temo potrebbe costituire un grave precedente per giustificare a posteriori certi comportamenti. Ma quindi eh, noi abbiamo giocato, cioè, chiediamo scusa per, per aver cosa? detto: ti eh. faccio nero, eh. ti spacco le gambe perché noi, eh, allora noi dicevamo quello, sì. una gomitata quindi ti chiedo scusa per perché, dar, perché ti minaccio di darti una gomitata perché non ha fatto un'offesa grave Vuole il buon senso che purtroppo non c'è non ce lo aspettiamo nel calcio le istituzioni devono intervenire Tra ecco. Questo deve essere, essere l'Italia che deve intervenire oh, non il mondo no. del calcio Beh. il mondo del calcio purtroppo ma l'Italia è il paese è delle, blu, non, stiamo eh. delle non che... decisioni allora... nel 2020 io adesso voglio, faccio un discorso che è dalla vicenda specifica ma nel 2024 parlare una settimana in tutta Italia di un fatto del genere è un, è un, fatto, è un fatto grave certo. ah. che nel 2024 siamo ancora una settimana trasmissioni, pagine di... Forse... un fatto fa di questo udile. tipo secondo me è una cosa... allora è come un po' il discorso dei cori no? contro ah, sì. i napoletani contro questi, contro gli altri il problema non lo si vuole risolvere, eh. perché se tu fai la tifoseria X, fai il coro contro la tifoseria Y. La squadra della tifosi X perde 3 a 0 e va a casa. Però se Gravina risponde lo in questo fare. modo, lo Antonello... Fa, allora il si risponde... Antonello, vediamo le parole di Gravina. Perché sì. se Gravina risponde in questo modo, e allora, voglio dire, il presidente della FIGC, sono le parole del presidente della FIGC, abbraccerò Acerbi, ha dato le sue motivazioni, Movedino. noi crediamo alle parole di Acerbi, Movedino quindi stai dando del bugiardo a Juan Jesus però dice poi sono vicino umanamente a Juan Jesus rimbadendo. L'impegno della allora... FIGC nella battaglia contro il razzismo. Per me c'è una grande eh... contraddizione in queste parole, Beh, perché sono... se... se credi ad Acerbi, e dando del, io... buciar... del bugiardo a Juan Jesus. Sono pienamente d'accordo con te, sono stato anche un pochino cattivo, forse <ride> non ho rispettato la mia professionalità, però ho fatto una slide un poco cattiva perché ho sottolineato che gravina, presidente della FIGC Certo. È indagato dalla Procura di Roma per autoriciclaggio. Allora un Presidente che dovrebbe essere la persona più pulita di un movimento, che sia calcistico o meno, dovrebbe rappresentarlo, no? Dovrebbe Anche essere se il morale. primo. Se fosse una persona, almeno io farei così, moralmente onesta, mi sarei dimesso. Perché non sono uno qualunque, un cittadino qualunque, sono il Presidente della Federazione... Perché si deve dimettere? Perché non indagato, sei indagato? comunque, io indagato. esco eh, dal Ma tu non lo so, mettili i Ma dai, Mauro, però tu. Ma... Io, no, d'accordo, la... ma... sono d'accordo con te. Però fatti capire: allora, una persona ma... che è indagata mi viene a dire che sì. uno è bugiardo, l'altro eh. no. quantomeno fai silenzio, fai più bella figura. Per Perché è stata una posizione. Veramente sono state parole gravissime, forse ancora di più. Di tutto queste di, di Gravina anche rispondendo al nostro ma detto, amico telespettatore ma ha detto, Paolo, che ha. Scrive... Gravina non è da esempio, non deve parlare. Non è da esempio da detto. In questa situazione non è da esempio. Ha detto una Lui cosa. Non gravissima non deve parlare perché visto che è accusato. Indaga, è accusato. Indagato, indagato, indagato. 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 Non deve Decidere. parlare. Non è uno che può dare delle di, fare delle direzioni in questa situazione, quindi lui, togliamo di mezzo a Gravina, Ma effettivamente... Ma anche perché ricordiamo che Gravina anche il presidente della federazione dovrebbe tutelare eh, tutti dall'Intre campione d'Italia alla squadra tutta... di, di Pulcini della, de, 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 degli esordenti, ultima nata dovrebbe tutelare tutti, ha salvato la Juventus parlando di salva brand da tutelare eh, detto, quindi bello. tu non fai tu che sei il massimo garante della legalità di un movimento mi dici che hai salvato una squadra solo per salvare il suo brand eh. senza rispettare le regole allora è l'ultima persona che secondo me, visto che non stava neanche in campo e forse neanche allo stadio e forse non ha visto neanche la partita, Caro Gravina, sei l'ultima persona che può parlare di questo episodio. Assolutamente, questo per rispondere anche al nostro Mario ci sentiamo, penso, uniti nel condannare ogni episodio di razzismo ed in questo caso. Purtroppo è stato Acerbi, giocatore che tra l'altro io conosco ed è un ragazzo anche per bene, sotto altri aspetti, ma in questo caso ha sbagliato e va ammesso esatto. l'errore. Quindi non siamo. Esatto. Eh, diciamo, dipingendo nero, eh, scusatemi il gioco di parole, questa persona, questo ragazzo Acerbi, ma assolutamente ha sbagliato e in questo caso va condannato, insomma, senza scusanti. A mio parere spero che. No, no, ma hai ragione, tu perfettamente ragione. Qua io non sto dicendo che Acerbi sia razzista un o una cattiva persona, assolutamente no. Ma in un questo momento di agonismo. Sì. Ha sbagliato il regolamento prevede che io parlo di applicazione dei regolamenti. Il regolamento prevede che per il tuo errore devi pagare una certa cosa. Puoi essere la persona migliore del mondo, puoi essere l'amico la, di tutti i neri dell'Africa e dintorni. Per carità io non metto in dubbio questo che tu possa essere sì, uno meno. Sociali... Però sbagliato. hai sbagliato. sbagliato hai sbagliato a dire questo. Sbagliato a dire. hai sbagliato Questo regolamento deve essere punito. Stop. Il racconto poi è stato anche eh, appunto sottolineare il fatto che lui fosse amico di altri ragazzi di colore o. Eh... Continuate a sbagliare? Assolutamente. No? Io penso che lui non so come si sente. Se io ho detto una cosa del genere, io al momento dico ho sbagliato, chiedo scusa, perché se tu andai a dire pubblicamente migliore, alla ehm. stampa. Cose che tu non neghi l'evidenza, quindi ha buttato il casino addosso a Juan Jesus. L'hai fatto esatto. fare una brutta figura. Per, per quanto riguarda le, Come ti senti? Come gli ti spot senti? che si fanno per il razzismo, <ride> stiamo andando su una strada. Ah, sono d'accordo con te. Per me non c'è ritorno. Mi dispiace dirlo, non c'è ritorno. Perché tre mesi fa è successo con Megnano. Sto andando indietro nel tempo assolutamente, ah, no? Cosa Legalizziamo questa parola. Scusate, da, legalizziamola. Da... Pampa. Perché sennò non è possibile che eh, succede. Si, si crede, non si crede, si dice o non si dice. Legalizziamola, così si può dire. Pamba, ti faccio una domanda, è la verità che sto dicendo, no? Parliamo di una delle persone che secondo me è una perla delle, dei ragazzi, chiunque l'ha conosciuta e ne ha parlato benissimo, di Colibali, Da quando Colibali è stata espulsa a Milano, che cosa è cambiato in Italia? Ma, ma ti parlo di Zorò, Mark Zorò. io oh ho dì. giocato con Mark Zorò. Perfetto. E, e succedeva... Ti so che cosa è cambiato? Ma l'ho detto prima, non si, è un problema che non, non succederà soli. qualche, altro, qualche altra vicenda di cui poi parleremo, così eh, come parleremo ancora dei cori... Di così cori. Ogni... perché le problematiche purtroppo non, non, non le voglio si vogliono e so. allora forse si dovrebbe interrompere la gara voi ricordate ma tutti sì, in ma Inghilterra l'arbitro doveva dire qualcosa voi ricordate tutti in Inghilterra come fu risolto il problema degli hooligans eh, no, erano... no, perché erano... eh. La, la Thatcher ha risolto due minuti. Ci sono stati più. No, no In Inghilterra, se ti, quando vedi la partita, è bellissimo. è bellissimo perché tu sei là, il giocatore avversario ti arriva vicino, tu sei Ma. seduto e non ti muovi perché se ti muovi ti prendono. Giustamente. E ti Giustamente. Giustamente. Quindi il problema non è che ma non si può non risolvere. Lo vogliono risolvere il problema si può risolvere e però bisogna e eh non lo so perché bisogna sì, via, perché, è un po una perché eh, per risolvere sì, i problemi sì, bisogna sì, prendere sì, delle decisioni che inizialmente sì, possono posso essere risolvere. anche dolorose eh. però poi nel lungo periodo producono sì, dei risultati d'accordo che la cosa è più grande là eh, come dici una decisione ma che è un giocatore ita, eh, della nazionale italiana ok come si sente? Che, certo. dimmi... che Comunque dimmi... vi dico una cosa. Io, io condannerei lui come persona perché non lo so, a me non mi piace no, Io dico una cosa. Mi avete fatto prendere collera il pampa. Cioè questa cosa lo, lo no, si vede. Io sono argentino, sono del sud, vivo in Italia da tanti anni. Cioè io amo questo paese che mi ha aperto le porte in maniera straordinaria. E quindi qui, quando sento di, di certo. queste situazioni... Cioè io non, non, non posso credere che stiamo andando anche come la mia Argentina, perché noi stiamo male sotto questo punto di vista. Avete sentito cosa Ma ha di dichiarato Cile Vedi, pure in Spagna con allora, no. il, il ragazzo che... del Real Madrid: quante. Pure ogni volta che gioca, pure lì, ci ha, ha avuto un sacco. Cioè anche... Quindi come vedevo il fenomeno purtroppo... Eh, io però non so come fare perché siamo in diretta, no? io mi trovo ad affrontare un argomento al quale tengo particolarmente, quindi vi farei parlare anche due ore, però è arrivato il momento del gioco. E allora, pampa, io facciamo così, ti, ti consolo, visto che... Eh, no, sei... No, ti regalo un'altra cosa. Cambio olio perché... No, io so, tu, io so che tu hai partecipato al gioco ed hai ceduto il tuo premio. A un nostro telespettatore, è per vero? Per questa... mangiare, io non lascio. Io per... so <ride> che l'hai ceduto. Per mangiare, no. Non. Io so no, no. sulla pizza, no. La pizza, quindi, non l'hai ceduta, la... vuoi per... anche tu il premio? certo E allora vediamo, dipende se indovini <ride> anche questa volta. Lanciamo il gioco di Pizza Quiz il gioco della... di pizzeria Martucci. perché è il momento di giocare anche perché come sempre voi da casa state cenando, avete comodamente cenato magari la zuppa di cozze anche insomma che è giornata il giovedì santo eh, ma noi vi diamo la possibilità di mangiare la pizza con noi eh, appunto offerta da pizzeria Martucci, salotto Martucci eh, in collaborazione appunto se indovinate cosa Fabio? Indovino il quiz di stasera allora spiega anche il regolamento allora, il regolamento è che devi, tu follower, devi seguire la pagina della pizzeria e il primo che risponde in modo esatto. Quindi su Instagram, Instagram. ricordiamo, il gioco, il gioco si svolge su Instagram. E il primo che risponde correttamente uh, vincerà una cena per due o due pizze. Io ce altro. la banzo una. <ride> <ride> Quindi seguite Pizzeria Martucci, partecipate al gioco, rispondete al quiz dovete essere veloci perché è il più veloce. Vincerà appunto una cena gratuita per due persone alla pizzeria Marchino. Però eccolo, ecco, lui sta eccolo, giocando. Eccolo, però vi dico una cosa: eccolo, cosa eccolo. non vale perché tu sei avvantaggiato A casa anno, eh, il quiz arriva un po' più tardi perché chiaramente ne parliamo anche qui in TV e c'è un po' di ritardo. Ma che a pubblicarlo e poi lo diciamo? Vai pubblicalo live così non lo, non lo anticipiamo al Pampa. Perché l'altra volta è imbrogliato, capito? Perché qui arriva prima, poi c'è qualche secondo di ritardo da casa, per cui lui ha avvantaggiato. Sì, ma lui ha fatto quello importante dai, lascia... <ride> Glielo perdoniamo Beh, per sarà, lui offre la pizza. Vai <ride> Fabio, svela il quiz. la quiz. Il quiz di stasera è quanti punti sommati ha infornato Mister Spalletti nei due campionati con Napoli? Quindi quanti punti nei due campionati nella stagione 2021-2022 e nella stagione 2022-2023, eh, ossia quella dello Google scudetto? Fa addizione. Dovete fare un'addizione aritmetica e rispondere <ride> esattamente. Ecco il Pampa, guarda, sta andando a controllare. Guarda, guarda, guarda. No, no sta guardando sta andando a altre controllare. Non i risultati. <ride> vabbè, vabbè, vabbè. E allora noi ci fermiamo, diamo il tempo al Pampa di giocare. Ci fermiamo 60, 60 secondi, ma davvero 60 secondi e torniamo qui in studio. Euronics Tufano, fino al 3 aprile, sconta l'IVA! Smart TV LG 4K 43 pollici, 299 euro! Scegli la tua rata e paghi a settembre! De Longhi friggitrice ad aria con tecnologia Rapid, 79 euro! I prezzi più bassi sempre, altrimenti ti rimborsiamo! Fino al 3 aprile, sconta l'IVA! Special Star Club Edition! Euronics, un mondo più avanti! Con Presti.go ottenere un prestito è semplice, veloce e senza complicazioni. Scopri come possiamo aiutarti. Chiama ora il nostro numero verde 880 90 20. Presti.go, soluzioni finanziarie. Studio dentistico Piccirillo. Da quattro generazioni siamo gli specialisti in conservativa dentale, estrattiva, protesi mobile, protesi fissa, implantologia ed ortodonzia. Tutto il nostro team, scelto dopo una curata selezione, vanta di un lungo percorso di formazione e tutoraggio. Contattaci per una prima visita gratuita. Basta la ricetta. Siamo a Recale, in via Roma numero 90. Aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 9 alle 20 telefono 0823 49 38 95 sul web studiodentisticopiccirillo.it ci sono emozioni che solo lo sport sa regalare e su Radio Sportiva te le raccontiamo tutte 24 ore su 24 calcio, ciclismo, basket, tennis vivi con noi in tempo reale i grandi momenti dello sport Radio Sportiva raccontiamo emozioni Eccoci, eccoci, insomma, eh, momento caldo perché c'è stato appunto il momento del gioco della pizzeria Martucci e del salotto eh, Martucci in collaborazione quiz e pizza e voi so che state rispondendo sui social ma eh, intanto vi ricordo che fra poco ci sarà anche il momento tanto atteso, ossia quello del... Il gioco di Oronix Tufano che vi consente di vincere due biglietti gratuiti per lo stadio Diego Armando Maradona, ma dovete stare attentissimi. Intanto, ecco, ci avviciniamo per, verso questa sfida importantissima. Appunto, con l'Atalanta parlavamo di scontro diretto perché chiaramente eh, i posti è avanti a noi, quindi dobbiamo scalare qualche posizione i punti sono importantissimi. In questo momento difficile, come diciamo, raggiungere il eh, quinto posto, e eh, ecco. Uh, in questo momento, la formazione, la probabile formazione no, messa in campo da, uh, dall'allenatore, penso che non porterà tante novità se non per qualche infortunio. Eh, bisogna vedere Quara, che io non credo che lo rischieranno, perché poi ci sono tante altre partite da giocare. Esatto, ricordiamo Quara se è infortunato un problema muscolare. C'è Ingonge, ma c'è Raspadori, credo che potrà giocare Raspadori onestamente, anche se non mi fa impazzire in quella, in quella posizione di esterno. Che una... non lo vedi? No. Io per me, Raspadori è una seconda punta, per come la vedo io. Può la giocare in un sì. 4-2-3-1 alle spalle dell'attaccante, 4-3-2-1, 4-2-3-1, una di quelle posizioni là, ma per caratteristiche esterne. Non... Se abbiamo detto che Calzona ha quel tipo di visione di gioco, vedo Politano, vedo Guaraschieri e poi vedo Raspadori. Insomma, in altro. le caratteristiche mi sembrano palesemente diverse. Atalanta è una squadra forte che fa della fisicità, della forza fisica. Una dei suoi, dei suoi valori, però è una squadra anche molto tecnica. Eh, non sarà una partita facile. Deve, deve giocare naturalmente eh, chi chissà meglio fisicamente. Vediamo fisica. le probabili formazioni ma Vabbè, la formazione del Napoli penso sia fatta per 10 undicesimi, che oramai quello, diciamo, è l'11 base. L'incognita è il chi ha posto di Varaschelia. perché tu non, non l'hai considerato. No, non sono un medico, però, in base alle esperienze viste in questi casi, difficilmente ce di, per il tipo di infortunio riesce a recuperare nell'arco di 48 ore. Al limite, forse per la panchina ma non credo titolare da primi 90 minuti, da, dal primo minuto. Quindi lì Raspadori è sicuramente favorito, però potrebbe esserci la sorpresa a Gong anche perché eh, non ha giocato in nazionale, quindi è riposato, si è allenato due settimane, quindi probabilmente ci potrebbe essere anche questa sorpresa, però vediamo. per me Raspadore è favorito. Vediamo, vediamo anche se appunto anche prima il il nostro amico Rosario da New York ci testimoniava che li avessi un po' stanchi lì, quindi eh, vediamo come rientrerà appunto anche eh, Raspadori. Eh, beh, eh, credo che quale potrebbe essere l'uomo chiave di, questa, di questo match con l'Atalanta? Per me i centrocampisti. I centrocampisti, perché i tre davanti, al di là che possa giocare a Raspadori e Hong Kong, saranno marcati a uomo. Eh, quindi lì dipende dell'uno contro uno com come possa andare, quindi eventualmente inserire un centrocampista sulla linea ehm, dei difensori attaccanti del Napoli, bisogna vedere come si comporta appunto l'Atalanta, si, si fa rientrare un... perché loro marcano a uomo in quella zona, quindi se fanno rientrare un centrocampista vuol dire che ci sarà spazio a centrocampo, se non viene seguito questo in teoria chiaramente potrebbe creare superiorità in attacco. Tra quindi Mi piacerebbe, no. anzi forse è un più un desiderio, che Traore o Anguissà possano essere gli uomini decisivi. Traore è un giocatore che è bravo negli spazi, eh. a trovare gli vero. spazi, quindi no, potrebbe essere centrocampista, un centrocampista no, eh. I centrocampisti in Napoli non tirano. No, no, eh. io dico in, in, inserimento, inserimento. inserimento. inserimento, inserimento oh, sì. eh. come tiri... Eh, non, non tirano, tirano mai. Non mai, non tirano mai. È vero, vero. è vero. Vero, problemi di tiro, tra l'altro. A proposito di centrocampista, ora mi viene in mente lo Botca. Il Vinci, quello che ha fatto vincere anche il nostro amico per il, appunto, i chilometri percorsi nell'ultima gara, Beh, eh, è al centro anche di un uh, dibattito perché si parla di lui a Barcellona no? dopo i complimenti di. Di Sciavi, eh, insomma, anche lì c'è un po' di, 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 di mormorio, di voci, ci sono un po' di voci, però, insomma, vediamo perché la sua risposta è stata: vediamo l'estate. Staremo a guardare. Staremo a guardare eh, ancora il, il contratto, quindi. ancora il contratto. Quindi, assolutamente a meno che non arriva un'offerta anche lì importante, importante però lo tratta, che... io non lo cederei assolutamente. Anche perché il giocatore. bisogna anche capire che Alene e Barcellona, perché visto che Sciavi è dimissionario... Ah, missionario, Napoli eh? anche anche allena Napoli. Napoli importante forse però io penso che se un giocatore ammesso che il giocatore voglia andare secondo me ah, deve se vuole andare, andare deve volesse andare. andare lui secondo me deve andare perché quest'anno abbiamo visto che sì. il discorso del contratto eh, sì, quello... vale però fino a un certo punto perché ben poi dice. se uno legittimamente eh, insomma, si può trovare una soluzione insomma, se si trova un altro giocatore che magari non dico lo botto che parlo in generale, magari viene a Napoli a giocare con quell'entusiasmo che quest'anno un po' è mancato. Sì, sì, no, cambiare. No, no, non voglio cambiare. Io... Prima vi ci siamo lamentati. Guarda no, 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 io, no, guarda, io, oh. io quest'estate, insieme al signore che sa lì, che te lo può testimoniare, è a Delia, a Castel di Sangue e a Di Maro, nelle trasmissioni che abbiamo fatto. Io ho detto che il Napoli quest'anno avrebbe dovuto, non quest'anno, già l'anno scorso, dopo lo studiato, avrebbe dovuto cambiare 5-6 titolari perché per me era fondamentale innervare la squadra con giocatori tecnici e di entusiasmo perché lo immaginavo che dopo una stagione così un momento qual, un di stasi un momento di, di potesse, eh, io, ho potesse, facevo, potesse capitare ti io sosterra da Auretti o auspico presidente auspico quest'anno che diciamo, mi pare che un ciclo si sia concluso questo penso che si possa dire senza insomma Tema di smentita. Assolutamente, giocatori che vanno, giocatori che vengono, ma intanto voi volete venire allo stadio con noi? Lanciamo il gioco. aggiunto la meravigliosa Olga per il gioco di Euronix Tufano, quello che vi consente di vincere due biglietti gratuiti per lo stadio Diego Armando Maradona. Se se Rispettate il regolamento, è semplicissimo, ormai l'avete imparato, bisogna scattare la foto al televisore quando la nostra bellissima Olga vi mostrerà la maglietta di Euronix Tufano. Appunto dovete scattare la foto e pubblicarla nelle vostre storie Instagram non sbagliando i tag. I tag esatti sono Delia-pacello ed Euronix-Tufano. Mi raccomando taggate entrambi perché altrimenti non ci troviamo con i conteggi i più veloci, vinceranno due biglietti gratuiti per lo stato di Diego Armando Maradona, allora vi faccio godere sì, la bellissima sì. Olga, vai! Eccola qui, allora scattate la foto in questo momento, pubblicatela nelle vostre storie Instagram, non sbagliate i tag, il vostro profilo deve essere pubblico perché altrimenti non ci arrivano e in bocca al lupo! Beh, Olga, stai portando, portando tante persone allo è stadio. È è. Grazie, grazie ancora alla meravigliosa Olga. E allora, si parla di Napoli-Atalanta. Già ci sono i vincitori della scorsa puntata, e ora appunto ci proiettiamo per questa sfida importante. E arriva anche il momento dei pronostici, perché è una sfida di Serie A importante. È una giornata di Serie A importante, no? Il Pampa, prima, eh, appunto, eh, già ci parlava delle gare che vedremo in questo weekend. Anzi, non è un weekend perché poi giocheranno sabato di Pasqua e lunedì di Pasquetta. E allora, mh, facciamo così. Perché io so lo sostituisce il Pampa in questo momento con i pro pronostici. Sostituirà il nostro stratega. Però poi dopo lo confrontiamo perché devi eh. sapere che Fabio farà le veci di stratega poi ah. dopo. Che si è messo d'accordo, so che si è messo d'accordo. Fabio ha avuto la sua. previsione La sua previsione. Di la sua previsione. Mm. Solo di sabato. Solo di sabato però. Ah. E allora Andiamo mettiamola sono... a confronto eh. con. Quello che ci dirà il nostro Pampa. Sosa. Vediamo. E allora Pampa sei pronto? Certo. Prendete carta e pena perché fra poco ci saranno i pronostici del Pampa. Vediamo se riesce a fare le scarpe al nostro stratega. Napoli-Atalanta. Uno. Uno. Zero. Under 3 messo. Ah. Come Però me la riuscite a mettere la faccina anche del Pampa per favore quando fai il pronostico? In... Si può fare? Vediamo se si può eh, fare perché stratega. apprezzerei Strate... se si potesse... Facciamo mostrare. una e una. Quindi. Eh. Stratega dice 1x più over 1,5. Già, va bene, gioca anche il 2. E allora, però... 1x eh. <ride> che tu giocato. Fatemi eh. vedere, fatemi vedere però la giornata perché altrimenti Vabbè non, che over, non, lo so, che non riesco. Ecco, Genova Frosinone, pampa! Ehm, over. Over, stratega... Gull. No, Gull. <ride> è tornato il gol gol Antonio e allora Torino-Monza Pampa X X Stratega 1X più under 1X più under, under Lazio-Juventus Pampa partita bruttissima eh, per me finisce 0-0 questa partita quindi under under Fabio eh, X primo tempo o X finale doppia chance ah, quindi ricordiamo eh, Fabio vi sta dando i pronostici di Stratega e il Pampa è suoi sì, quindi è. Vedete, insomma, poi dopo io vorrei confrontare... Allora, devo dire... <ride> il mio Instagram, come ah, Qual è il Abbiamo tuo Instagram? Dove possono seguire? <ride> <Ma che guarda. ride> Ti risponderà nella prossima puntata. Fiorentino Milan. Io dico X2 Bello. over 1 è messo. Vicino, vicino, perché X2 è più gol. Ah, hai visto? Siete d'accordo su questa? Bologna-Salernita, una pampa. La Salernitana 1, mi dispiace per il Napoli, ma il Bologna sta giocando molto bene. La Salernitana, praticamente retrocesa, quindi 1 e qui Stratega si è fermato ha dato solo quelli di sabato, giusto? Ok, quindi continuo allora, io. continua il Pampa. Cagliar Verona, Cagliar Verona, gol, eh, sa so solo Udinese, eh, anche qua il mio cuore è ex Udinese, dico X2. Ah, <ride> Lecce Roma, Lecce Roma, dico gol, Inter. Empoli. Empoli dico uno over uno e mezzo. Ah. Allora, seguitemi il mio Instagram. Instagram. C'è quello della pizzeria. pizzeria. Allora, seguite la pizzeria Martucci ma poi ah, seguite bello. anche, io, <ride> seguite io, anche ah, il Pampa Sosa per i suoi pronostici. Questo vuol dire che ho fame. <ride> Escono i della pizzeria Martucci. La pizza. E allora, il nostro Pampa Sosa fa concorrenza stratega. Quindi ah, vediamo, vediamo chi vediamo. di loro indovina più risultati. Siete testimoni. Tutti voi che ci avete seguito da casa, ne parliamo alla prossima puntata. Intanto, eh, ecco eh, con i pronostici di Stratega si chiude la puntata. Di solito, ma prima devo chiedere anche i vostri pronostici. Comincio dalla tribunetta. Vado da Arturo vai. Uh, 2-0 Napoli 2-0 quindi ottimista anche io 2-0 Napoli bene io credo l'1-0 per il Napoli. Secondo me 2-1 2-1 Olga 2 a 1 anche per me. Ciro? 2 a 1. Fabio? Devo dirlo. Ehm... Dillo. No, uno a Bushcam, dirlo. 1 a 1 io dico. <ride> Un altro 1 a 1, siete tutti così ottimisti o... Oh! Che ne dite qui? Dobbiamo essere, se non vogliamo, il no, mezzogiorno... Però io va bene, siamo tifosi, tutto quello che io volete, dico, però ora vi chiedo... Anche 1-0, anche al 95 ⁇ ma il Napoli deve vincere. Anche, no, di, no, di anche, di no, di anche al 95 ⁇ Anche se un po diciamo, è un po' una sofferenza. Un diciamo 95. che questa gara potrebbe veramente... Si può barattare sì, eh, la sofferenza eh. con una vittoria, dai. Antonello, questa gara potrebbe davvero spegnere il no, Ma questa è una gara, adesso battute a parte, questa è una gara importante, loro sono giocatori, lo sanno meglio di me. Perché una vittoria può darti entusiasmo, spinta. Quindi dici 1-0? Perché siamo in chiusura. 1-0, oh, sì sì, va uno bene. 1-0 e ti va ringrazio Antonello. Buonanotte e buona Pasqua. Grazie anche uno a te e grazie per l'invito. 1-0 anche per il nostro... L Atalanta ha la semifinale di Coppa mercoledì. Sarà stanca, magari priet vorrebbe proiettarsi lì e vince Napoli. Amen. Eh. <ride> Francio. 1-0, vai. 1 a 0, grazie Francio, buonanotte. Io dico 2 a 1 e buona Pasqua. Buona, buona Pasqua, Pampa. Intanto, a proposito di Pasqua, noi eh, abbiamo qui appunto una sorpresa perché i nostri calciatori si sono Buonasera. organizzati e c'è qui il nostro amico Mario Salvin che ci Porta queste uova di Pasqua. Noi abbiamo ospitato tanto, tante volte l'associazione eh, Gasper Animation che, come sapete, porta i regali. Vieni, vieni, vieni qui. Ecco, stiamo vedendo le immagini. La Gasper Animation porta i regali ai bambini meno fortunati. Ecco, stiamo vedendo le immagini, li porta negli ospedali cercando di regalare un sorriso. Stiamo vedendo le immagini e salutiamo il nostro eh, Daniele che, appunto, insieme a tutto il suo staff di volontari lavora. Eh, anche in questi giorni di Pasqua per regalare un sorriso ai bambini eh, nei, nei vari ospedali campani. Ecco, qui stiamo vedendo dei post pubblicati proprio da lui. Eh, insomma, gira veramente tutta la campagna dalla provincia di Napoli a eh, quella di Salerno. Insomma, veramente ogni capoluogo e ogni paesino eh, viene eh, appunto visitato dai nostri volontari con dei doni questa sera so che voi vi siete organizzati grazie anche a te Mario con grazie delle uova di Pasqua ecco che stiamo vedendo qui non so se le, sì. le raccolgo le, così le inquadriamo eh, ecco queste sono offerte dai nostri calciatori appunto per i bambini quindi eh, lì regaliamo la Casper Animation che insomma verranno a ritirarle qui proprio negli studi eh, di, di TV Luna di Prima TV per appunto eh, regalarli ai bambini meno fortunati. Allora... Mario, io ti ringrazio, hai, fatto, hai avuto questo pensiero. Insomma. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a te. E beh, con questo meraviglioso... Potevo, posso Dici? dire, il certo. nostro progetto che siamo. Certo, assolutamente. No, una settimana non ci siamo, questi ce li portare via in Marocco. Ma come, no? Non allora, me li portare via, Mario, allora, come faccio senza di loro? Eh, Ma purtroppo il lavoro è il lavoro e anche stiamo facendo... Oltre che noi uh, abbiamo un progetto con la Carità Salve il Mondo che portiamo il cibo tutti i giorni, e eh, salviamo le anime... Napoli e tutta Napoli e dintorni eh, però c'è anche il lavoro, siccome sono un imprenditore, abbiamo un marchio, un brand targato Legends, eh, ma Fana. loro lavorano qua però, eh. Un <ride> attimo, lo vorrei un dire Ma siamo eh, eh. facendo un bellissimo progetto coniugato con altri paesi, però il, i nostri fratelli che ci hanno uh, dato la possibilità di iniziare questo progetto è il Marocco e voglio ringraziare il capo sindaco uh, di Casablanca perché ci ha dato le strutture, ci ha dato i campi e abbiamo a giugno uno stage con gli ex calciatori che mi Vabbè, a giugno te li posso far venire a, giugno. Tu, no, no. a giugno vengo An... anche io. Va benissimo, va benissimo. <ride> e, e volevo ringraziare anche il, un ex stella del Marocco che è Twil, uh, Atim, che è il presidente della Molis Rashid, e il mio socio Mohamed, che stiamo realizzando questo stage, che i bambini non pagheranno nulla. E il comune bellissime. ci dà uh, le strutture e gli autobus per far giocare questi bambini. Poi speriamo che poi riusciamo a fare altri laboratori. Speriamo che poi riusciamo pure a trovare uh, delle nuove stelle emergenti da portare in certo. Italia. Perché il gruppo Vigorito ci sta dando una mano con le strutture qua in Italia. Bene, allora noi vi, vi seguiremo e vi facciamo eh. i complimenti. Immagini una cosa, anche di beneficenza, no però siamo in chiusura Mario, siamo sì, no. sforato. Antonio lo vogliamo rimanere nel deserto. <ride> Vabbè, Antonio, ma che mi fai sentire? Vabbè, vai a Chalmershock raggiungi a Chalmershock, poi stratega. Sì, stratega. Anche il Pampa viene, eh. veniamo tutti, veniamo sì. tutti quanti come si dice a Napoli in paranz con sì, te. Sì. Ci seguiamo in questo progetto perché quando si parla di belle iniziative degli Ottacollo c'è e allora noi vi diamo appuntamento appunto alla prossima puntata. Giovedì prossimo uh, vi auguriamo intanto buona Pasqua. E uh, io direi di, di salutare velocemente e di chiamare qui anche il nostro direttore Gino La Gatta. Ma uh, ringrazio e saluto eh, i nostri eh, truccatori e quindi tutto lo staff di Luigi Mammalela con la nostra Susi Perez che è dietro le quinte e tutto lo staff dei nostri parrucchieri con Giulio eh, Campagnolo, eh, Ida eh, di Pelo Pelo Parrucchiere e Pelo Pelo Barber e tutto lo staff che collabora dietro le quinte, uno staff eccezionale che ci segue puntata per puntata. Insomma ringraziamo tutti i nostri sponsor ma c'è anche Pama Sport che ci ha portato invece Purtroppo. dei pensierini per voi. Pama ce li vuoi portare qui? in diretta però siamo veramente in chiusura quindi nel frattempo vi, vi, mando con, vi faccio ascoltare la meravigliosa voce della nostra Milena Setola con il suo singolo e chiamo qui anche Pama che ci ha portato questi pensieri targati Pama Sport Dai, grazie buona, dici, Marco dici, buona Pasqua buona poco Pasqua tempo. Per noi e per voi ragazzi, chiudiamo così con la meravigliosa voce di Milena Setola. Ma riusciamo a venire tutti qua per questa chiusura? Venite, venite. Siamo chiusura, vai, vai. Ti porterò in un posto dove si può amare. Adonisce uno sabato, noi stiamo insieme. Ti porterò lontano, al di là del mare. Ma queste promesse non mantieni mai. Ci vuole un bel coraggio per chiamarlo amore ti rende conto che ma faccio male il cuore di lasciarti non ne vuol sapere che dalle tue ferite non guarisce mai Volesse trova forza per lasciarti andare ma devo fare conti col mio grande amore da chiunque va se chiunque fa campare ma rimane cos'è ma rimane e la storia magari in rimano rimane ma qual rimane ormai non ci crede nessuno di noi sono io che ha perduto amarti lo so che è sbagliato volevo cambiarti la vita e